Ciao a tutti, oggi vi racconto come nasce una TOC, in particolare come abbiamo ideato, progettato e realizzato la Gram, ovvero la nostra nuova e-mountain bike da enduro ed il nostro primo modello full carbon. Tutti i modelli della gamma TOC Bikes, ovviamente compresa la Gram, sono tutti progettati e sviluppati da zero in Italia all'interno del nostro brand. Ci sono voluti circa 2 anni per portare a termine questo ambizioso progetto, e anche legato al fatto che ovviamente il carbonio ha una lavorazione completamente differente rispetto all'alluminio a cui eravamo ovviamente abituati. Tutto parte da quello che vedete di fronte a voi, ovvero di fatto è un blocco di schiuma che è stato poi lavorato, scavato e intagliato manualmente per definire quello che è lo stile. Ovviamente questo è stato fatto in collaborazione con Aldo Drudi. Sempre in questa fase lo stile ovviamente deve incontrare anche la tecnica, quindi la parte diciamo ingegneristica, e vengono quindi verificate che ovviamente le linee e le forme possono essere compatibili con la creazione di una bicicletta. Qua si può notare ad esempio come questo lato sia stato tra l'altro definito come quello ok, quindi approvato, mentre l'altro lato, il lato su cui ci sono meno lavorazioni, ed è quello che di fatto è stato bocciato e che non è stato portato quindi avanti. A questo punto il passaggio successivo è la stampa di un RP, ovvero di un Rapid Prototype. Quindi di fatto quello che è stato messo insieme dallo stile, dall'ingegneria, viene stampato. Con questo prodotto che vedete qua è possibile quindi verificare e montare fisicamente tutti i componenti in modo da essere sicuri che tutto combaci, che tutto possa essere assemblato poi correttamente per la produzione in serie. Dopo che il progetto diciamo è stato confermato a livello diciamo teorico, viene creato il primo stampo, quindi viene realizzato di fatto il primo telaio completamente in carbonio, che è questo che vedete davanti a voi. Ovviamente, come potete vedere bene dai dettagli, sono state poi fatte delle lavorazioni successive. Qui, oltre appunto allo stile e all'ingegneria, è entrato in gioco diciamo l'esperienza. Quindi qua Stefano Migliorini con la sua esperienza è riuscito ad apportare modifiche per far sì che il prodotto finale fosse quello che noi desideravamo. Si può notare come questa parte superiore del tubo orizzontale sia stata notevolmente rinforzata, così come il tubo inferiore. Nella parte posteriore si può notare come sia stato aggiunto un archetto di congiunzione tra i foderi alti, questo proprio per aggiungere ulteriore rigidità al telaio. Per chi non lo sapesse, sia TOC che Gram sono parole legate al dialetto piemontese. Gram in particolare significa cattivo, proprio come il carattere deciso di questa nostra nuova e-mountain bike. Arriviamo quindi al telaio definitivo, che è quello che vedete qua davanti a voi. Quindi dopo ore e ore, direi centinaia di ore di sviluppo, si arriva al prodotto definitivo. Quindi vengono apportate le ultime modifiche al molde, quindi allo stampo, per poi produrre il telaio definitivo e la bicicletta, ovvero la nostra gamma. La Gram quindi è il risultato di 2 anni di progettazione, sviluppo e test sul campo fatti ovviamente da noi internamente. È il nostro nuovo progetto e-enduro fatto per le discese più tecniche e le salite più impegnative. Guardandola si percepisce immediatamente la sua vocazione enduristica. Tubo sella verticale 78 gradi, questo per portare il peso del rider più in avanti e impedire l'impennamento della bicicletta sui sentieri più ripidi e tecnici. Top tube Viperhead con incavo di alloggio della serie sterzo, di nuovo per portare il peso del rider in avanti e garantire che la ruota anteriore resti incollata al terreno. T-stopper blocca sterzo per evitare di strappare guaine e cavi in caso di extra rotazione del manubrio. Carro posteriore asimmetrico per garantire la massima rigidità e T-Rips per diminuire la flessione laterale quando si spinge al massimo sui pedali.
Forcellino DH compatibile con tutti i sistemi di trasmissione in commercio, di facile manutenzione e reperibilità. Batteria integrata completamente estraibile e rimovibile dalla bicicletta per poterla caricare comodamente nel vostro garage o in casa. La Gramma è già acquistabile ed in pronta consegna. Ci vediamo sui treni.